Ogni giorno in armonia torna per parlarci di benessere, benessere psicologico ma anche fisico attraverso l'alimentazione. Iniziamo subito con le abitudini, tre particolari abitudini che ci vengono spiegate dallo psicologo Luca Mazzucchelli. Sono un po' arrabbiato con la motivazione perché oggi c'è e domani boh, chi lo sa, mentre invece sto cercando di concentrarmi su ciò che io posso controllare, non i sentimenti, le emozioni, la spinta eccetera, ma ciò che io faccio giorno dopo giorno. I grandi cambiamenti passano attraverso le abitudini, perché non richiedono uno sforzo, essendo dei comportamenti automatici, e inesorabilmente ci fanno arrivare lì, sempre più vicino ai nostri risultati auspicati. Ma veniamo al dunque, e oggi voglio condividere con te tre piccole abitudini che mi hanno permesso di sentirmi più gratificato, più maturo e più concentrato nel mio anno. Suggerisco caldamente di farli la mattina, dedichi 3 minuti a questi 3 piccoli rituali, li tieni per almeno un paio di settimane e dopo ne riparliamo. Affare fatto? Batti 5. Il primo rituale è pensare al tuo scopo. Come prima cosa, quando ti alzi la mattina, devi avere chiara quella che è la tua missione. Pensare di avere un destino da compiere significa ricordarci qual è il motivo che ci spinge a fare quello che stiamo cercando di fare. Lo scopo è dare un contributo a servizio di una causa grande, più grande di me, un contributo al mondo, al mio mondo. Ognuno ha il suo scopo, occorre individuare il proprio per dare un significato alle proprie azioni. In questo viaggio di scoperta spesso aiuta a pensare che il nostro lavoro aiuta altre persone. Quindi proviamo a chiederci questo: in che modo, grazie al nostro lavoro, stiamo dando valore agli altri? Chiediti la mattina che cosa farò oggi a beneficio degli altri. Secondo rituale, pensa all'obiettivo più importante della tua giornata. Attenzione, obiettivo non è scopo, perché in questo secondo rituale non parliamo di scopi o missioni superiori, ma parliamo di semplici cose da fare. Qual è la cosa più importante che devo fare oggi? Che se riesco a farla stasera, allora quando sarò a letto mi sentirò soddisfatto di quella che è stata la mia giornata? Questa domanda è fondamentale perché ti fa riflettere sulle tue priorità e quando magari poi durante la giornata sarai in alto mare e non saprai più da dove ricominciare, ecco, recuperi quella voce, quella cosa e riparti da lì. Da quel punto per te è più importante di tutta la giornata. Riuscirai in questo modo a portare ogni giorno a termine i compiti per te più importanti e riacquisire un senso di controllo sulla tua quotidianità e quindi una maggiore fiducia in te stesso. Stabilire l'obiettivo più importante della giornata è un rituale che io faccio la mattina quando mi sveglio. So che alcuni sono più comodi farlo la sera prima di andare a letto. Direi che è abbastanza irrilevante, l'importante è farlo. Provaci e vedi cosa ti torna meglio. Terzo rituale è un pensiero di gratitudine. Ogni giorno ti metti lì e pensi una cosa per la quale tu sei grato, grande o piccola che sia. Prenditi qualche minuto, ti metti lì, rifletti su tutte le cose belle che ci sono all'interno della tua vita o magari le cose brutte che in questo momento stanno alla larga dalla tua esistenza ed esprimi gratitudine per questo. Senza abbracciare gli alberi, intendo, basta esprimerla. Perché è importante questo rituale? Perché porta la nostra attenzione sulle cose buone che ci sono, quindi ci aiuta a essere più ottimisti, più speranzosi. E questo è una bella risorsa. Basta, stop, io partirei da questi tre: un pensiero sul tuo scopo, un pensiero sull'obiettivo e un pensiero di gratitudine. Parti con un pensiero per ogni categoria, perché così è più semplice iniziare, poi gradualmente potrai aumentarli e magari arrivare a 3 piccoli pensieri per ognuna di loro. E magari più avanti potrai fare un passo in più e decidere di non limitarti a pensarli, ma anche di scriverli su un diario, che è una cosa molto utile. Anche perché in questo modo, a distanza di tempo, potrai poi andare a rivederli, rileggerli, e questo è un confronto che ti spinge sempre a crescere e ti arricchisce a un qualche livello. Cari amici, anche per oggi è tutto. Vi aspetto come sempre sul gruppo Facebook Officina per la Mente, dove parliamo anche di queste cose, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! E con il nostro amico nutrizionista Yader Fabbri vogliamo parlare dei benefici della colazione. Colazione sì o no? Ciao a tutti ragazzi, sono Yader Fabbri, nutrizionista e divulgatore scientifico. Oggi vi parlerò di colazione sì o colazione no.
voi ultimamente mi stanno continuando a chiedere se fare la colazione o non fare la colazione. Questo è stato dettato dalle notizie che sono uscite dai mass media, dai giornali, legate a uno studio scientifico australiano che ha preso in analisi 17 studi scientifici attraverso una meta-analisi, ovvero l'analisi di dati raccolti da più studi scientifici. Gli studiosi australiani sono andati a vedere gli effetti di una colazione sul peso corporeo e l'introito calorico giornaliero. Gli autori concludono che chi non fa colazione pesa ben 400 grammi in meno rispetto a chi fa colazione e assume in media 260 calorie in meno rispetto a chi fa colazione. Ovviamente i giornali che cosa hanno potuto fare? Hanno riportato la colazione fa ingrassare, la colazione no, la colazione non dobbiamo farla. Quindi è una rivoluzione alimentare questo studio. Siamo sicuri di tutto questo? Come ben sapete, io non mi occupo di calorie e sicuramente non sposo la teoria di regimi alimentari ipocalorici o sicuramente di regimi matematici per gestire l'alimentazione di una persona. Ma certamente 260 calorie lo ritengo un cambiamento ironico, assolutamente non significativo. Gli stessi autori dello studio hanno ammesso che i dati erano di scarsa qualità e sicuramente avevano anche dei limiti, ammettendolo all'interno della loro analisi, ma questo nessun giornale lo ha riportato. Gli studi analizzati tra loro avevano grandi differenze, ad esempio sulla durata, alcuni duravano 24 ore, altri alcune settimane. La popolazione presa a campione erano popolazioni di svariato genere e soprattutto di diverse età. E in ultimo, 16 studi su 17 portavano delle variazioni piccolissime, 0, solo uno studio è stato di una variazione rilevante, ma è uno studio del 1992. Alcune riflessioni. Primo, l'uomo del Paleolitico mangiava quando poteva trovare il cibo, quindi non esisteva un pasto che si chiamava colazione, pranzo, cena. Mangiava quello che trovava quando lo trovava e non aveva neanche quantitativi calorici, grammature o pesa dei macro, non aveva nulla di tutto ciò. Secondo, il fatto che la colazione debba portare tra il 15 e il 20% delle calorie e che si debba chiamare colazione è un'imposizione che ci è stata insegnata da quando esiste il regime ipocalorico, da quando ci è stato detto che dobbiamo misurare le calorie, da quando ci è stato detto che dobbiamo pesare il cibo. Ora, come la penso io su questo argomento lo sapete benissimo. Penso che noi non siamo matematica e, come scrivo nel mio libro, le calorie non servono a nulla. Terza cosa, ci sono persone che hanno abitudini e stili di vita diversi, ci sono persone che si svegliano all'ultimo e vanno subito a scuola, a lavorare e vogliono dormire fino all'ultimo, quando si svegliano non hanno fame, non hanno tempo e non mangiano. Poi invece ci sono altre persone che dedicano molto tempo alla colazione perché si svegliano e hanno molta fame. Quindi in relazione al nostro stile di vita noi dovremo adeguare qual è la buona strategia o meno da adottare. Quindi come fare? Non esiste una teoria applicabile per tutti, esiste una serie di strategie che noi possiamo applicare in relazione al nostro stile di vita o alla nostra giornata lavorativa e alla giornata di impegni. Se non hai fame, puoi anche non mangiare a colazione, ma la cosa magari che potrai adottare è fare qualche spuntino durante la mattinata. Con cosa? Frutta secca oleosa o frutta? La cosa che ti dico è fai molta attenzione perché stando leggero al mattino potresti ritrovarti la sera magari con la testa nel frigo e avere molta fame. Se questo avviene cerca di ricordarti o tentare di fare una colazione per vedere se le cose cambiano anche a fine giornata. Se invece al mattino hai molta fame, prenditi il tempo necessario, fai una buona colazione, ma la cosa che mi raccomando di fare è assolutamente come insegno nei miei video legati alla glicemia. Fai quello che io chiamo abbinamento proteico, inserisci una proteina nella tua colazione. Questo ti darà la possibilità di mantenere la glicemia stabile e allo stesso tempo rimanere più sazio durante tutta la giornata. Quindi non ti fidare dei titoloni di giornale o delle notizie che creano clamore, per via del fatto che se anche fosse la miglior teoria, se è inapplicabile, non funziona e non serve a nulla. Seguimi su Facebook e Instagram. Ciao, ci vediamo al prossimo video.
E anche per questa settimana è tutto. Torneremo come sempre con Ogni Giorno in Armonia la settimana prossima.